Questa è la storia di Pazia d'Alessandria d'Egitto. Ad Alessandria d'Egitto, nel IV secolo d.C., brillò una stella di loro splendore e intelligenza. Una donna che fu filosofa, astronoma e matematica. Si scontrò con il fanatismo religioso del suo tempo. Solo in apparenza ne uscì sconfitta. Il suo nome, ancora oggi, ispira e motiva nello studio delle scienze. La mia è un'epoca di cambiamento. I cristiani da perseguitati diventano persecutori. Ormai il cristianesimo è la religione ufficiale dell'impero. Io sono pagana, ma in genere la religione non è il mio forte. Diciamo che me ne occupo poco. Amo i numeri, le stelle, mi piace ragionare, confrontarmi con gli altri, capire. Devo tutto questo a mio padre, Teone, filosofo e matematico. Sin da quando ero piccola, mio padre è stato il mio primo maestro. Mi ha coinvolto nei suoi studi, mi ha trasmesso la sua curiosità e brama di sapere. Mio padre ha sempre visto e incoraggiato il mio talento. Mi piace rifugiarmi nell'immensa biblioteca della mia città. Lì, immersa nel suo silenzio, in quella pace, circondata da tanti libri, posso conoscere gli studi che mi hanno preceduta e spingermi oltre per trovare una risposta alle mie infinite domande. È bello condividere con gli altri quello che imparo. I discepoli giorno dopo giorno diventano sempre più numerosi intorno a me. Con il rigore della geometria e della matematica, osservo la volta stellata, studio i movimenti degli astri, mi interrogo sul Sole e sulla Terra. E se il nostro pianeta non fosse il centro dell'universo? Sono uno spirito libero, osservo, indago, dubito, discuto, ma sono una donna, agli occhi di molti una strega. Nessuno tra i contemporanei poteva eguagliare Ipazia, faceva paura. Così, in un giorno di marzo dell'anno 415, una folla di fanatici cristiani la attese a casa. La trascinarono fino alla chiesetta, le strapparono le vesti e la uccisero colpendola con i cocci, facendola a pezzi, bruciando quei resti del corpo con malvagità, nel nome di Dio, cancellando ogni traccia fisica di lei. Eccoli qui, sono in tanti contro di me, una donna sola e solo una donna, pronti a sfogare il loro odio sul mio corpo. Ma sono le mie idee che loro temono di più e non capiscono che non basterà uccidermi per cancellarle, perché non si uccide un'idea. Ogni colpo è inferto sul mio viso, ogni ferita sul mio corpo, ogni sassata sul mio cuore fermano il mio battito, ma non fermano la mia storia, per me e per tutte le donne che verranno. Marie-Sophie Germain nacque a Parigi il 1 aprile 1776 da una famiglia ricca e borghese. Sophie nacque nell'era della Rivoluzione francese e lo spirito rivoluzionario innovatore ne permeò le scelte di vita. Il suo amore per la matematica sbocciò proprio nel 1789. La mia storia inizia in una notte freddissima del 1789, quando ormai dormivano tutti. Accesi la candela, corsi ad aprire l'armadio ed estrassi il mio tesoro segreto, ciò che mi aveva distratto nelle ultime settimane e con cui i miei genitori mi avevano tassativamente proibito di perdere tempo, un libro. L'avevo scoperto qualche settimana prima nella biblioteca di papà, storia della matematica. Più leggevo dei matematici del passato, più restavo affascinata dall'eleganza di quella scienza, così pura e perfetta. Da quel momento, Sophie divorò qualsiasi testo di matematica riuscisse a trovare nella biblioteca paterna. I genitori inizialmente osteggiarono questo suo interesse, perché non lo ritenevano consono a una giovane donna, ma furono convinti della sua tenacia e acconsentirono a lasciarla studiare. Una delle mie tappe fisse era una libreria a due passi da casa. Un pomeriggio del 1795 ero come sempre a scartabellare i suoi tesori quando un tintinnio annunciò l'ingresso di un altro cliente che disse di volere una copia del numero del Journal Polytechnique. Fu così che venni a sapere che a Parigi c'era l'università dei miei sogni, ma era riservata solo agli uomini. Solo pochi anni prima la mia città era stata sconvolta da una rivoluzione, libertà, uguaglianza, fratellanza e io continuavo come tutte le donne a non poter studiare quel che più mi piaceva, avrei studiato come al solito da sola.
Così feci, finché accadde qualcosa di inaspettato. Il figlio della signora Leblanc era fuggito con una ballerina di Cancan e studiava all'École Polytechnique. Se n'era andato da Parigi lasciando un'iscrizione inutilizzata. Decisi di sostituirmi al signor Leblanc per non farmi scoprire. Mi astenne dal frequentare i corsi, ma riuscì ad ottenere le dispense su cui studiare ed a presentare le mie elaborazioni scritte ai docenti. Il professor Lagrange, uno dei matematici più importanti dell'epoca, fu molto colpito dall'improvviso e notevole salto di qualità dei lavori di Leblanc. Chiese con insistenza un incontro con lui e Sophie Germain, a malincuore, fu costretta a svelare la sua vera identità. Lagrange, pur stupito nell'incontrare una ragazza, si complimentò con lei per il suo talento e la invitò a proseguire gli studi. Nei corridoi dell'École Polytechnique tutti parlavano di me. Da quando Lagrange aveva scoperto chi fossi, Sophie Germain era diventata una celebrità. Ci volle del tempo perché i matematici parigini si abituassero all'idea di avere una collega donna. Nel 1804 iniziò la mia corrispondenza epistolare con Carl Friedrich Gauss, ma sotto le mentite spoglie di Antoine-Auguste Leblanc. Quando fui costretta a rivelare la mia identità, ricevetti da Gauss elogi per il mio talento e il mio coraggio. Nel 1815 Sophie fu la prima donna ammessa a frequentare le sessioni dell'Accademia delle Scienze, un privilegio fino ad allora riservato solo alle mogli degli scienziati membri. Sophie morì a 55 anni prima di poter ricevere la laurea honoris causa. Tutta la sua vita è stata una vera e propria rivoluzione, perché si dedicò alla matematica e alla fisica, sfidando i pregiudizi sociali dell'epoca. Era l'America degli anni 60, gli anni in cui i neri andavano in scuole separate da quelle dei bianchi e viaggiavano su autobus a loro destinati. Era l'America della segregazione razziale. In questi anni comincia la mia storia. Sono una donna afroamericana che fin da bambina andavo matta per i numeri. Quando sono diventata grande, molti non mi prendevano sul serio, alcuni perché ero una donna, altri perché ero nera. Altre ancora per tutte e due le cose. A scuola bruciavo le tappe. La mia curiosità era inesauribile, fin quando il professor Claytor, dell'università dove ero iscritta, mi disse: «Signorina Coleman, lei sarebbe un'ottima ricercatrice matematica». A 18 anni ero già laureata con il massimo dei voti. Negli anni successivi mi sono dedicata all'insegnamento e alla famiglia, finché sono entrata a lavorare tra le calcolatrici di colore della NASA. Incominciai a fare i calcoli senza sapere il perché, finché mi fu affidato un incarico che mi permise di capire come i numeri finalmente avevano un significato: pressione, velocità, traiettoria. Ormai ero nella squadra di ricerca sul volo. Era il 1961, ero ancora lì, ma molte cose erano cambiate. Al lavoro era tutto diverso. Per fortuna non esisteva un'area riservata solo a quelli di colore, né una mensa e dei bagni separati. Il mio lavoro mi ha consentito di partecipare al volo dell'astronauta Shepard e Glenn. Gli astronauti si fidavano dei miei calcoli delle traiettorie. La mia vita è stata lunga e piena. Ho ottenuto vari riconoscimenti, tra cui nel 2015 la medaglia presidenziale della libertà da Barack Obama. Nel 2016 il Silver Snoopy Award, premio ricevuto dalla NASA, e nel 2019 dalla medaglia d'oro del Congresso ricevuta dal presidente Donald Trump. Ho tanti nipoti e pronipoti e la mia vita personale e familiare è stata piena. Ora che hanno fatto un film sulla mia storia, posso dire ai miei nipoti e a voi giovani tutti di amare sempre ciò che si fa, così sarà fatto bene.